portano avanti la società, o poi se dobbiamo aspettarci qualcosa anche eventualmente dal mercato di piccola. Buon pomeriggio. Credo che si è chiusa la campagna acquisti dal punto di vista dei trasferimenti tra società. È normale che ci guarderemo attorno dopo questa partita per vedere se c'è qualcosa che può fare al nostro caso a livello di caratteristiche, eventuali caratteristiche che mancano all'interno della squadra. Sicuramente. Credo che non sia un. Non c'è niente da nascondere. Dobbiamo fare un difensore per completare il pacchetto dietro e dobbiamo valutare a 360 gradi la situazione di Luis Maldonado, che se si risolve, credo che siamo a posto. Se non si dovesse risolvere, per necessità abbiamo bisogno di fare quest'altra situazione. E poi se ci fosse un'altra ciliegina da mettere a livello di caratteristiche sugli esterni davanti, vediamo. Faccio una domanda anche sulla partita di domani, se in considerazione del fatto che si è giocato domenica hai in mente qualche cambio di formazione o se il fatto che comunque sabato la squadra giocherà contro il Trapani, diciamo, la porterà a valutazione di tempo. Grazie. Ieri abbiamo fatto subito una seduta. Naturalmente è stata una seduta di scarico, di recupero per chi ha giocato e gli altri si sono allenati regolarmente. Quindi adesso al termine di questa seduta di allenamento verificheremo insieme allo staff a 360 gradi la situazione soprattutto fisica di chi ha giocato e vediamo anche chi non ha giocato, chi per caratteristiche, ecco, di bilanciare le situazioni ci può dare una mano. Quindi, partita anomala da preparare in un giorno, cercheremo di farlo al meglio con intelligenza di tutto il gruppo e sono tranquillo perché dopo questa prestazione sono sicuro che chiunque andrà in campo avrà grande entusiasmo. Quindi al termine di questa seduta di allenamento avremo le idee più chiare su quello che al 100% vogliamo fare Salve mister, se domani. non vedi che venisse delle risposte, prima parlava di magari uno dei giocatori si deve guardare la situazione di Maldonado, in ottica vista, visto che c'è quel limite del 24 più 1, ma casomai su chi si riflette per tenere fuori dalla vista. No, ma adesso poi ormai dobbiamo fare la lista, lo faremo insieme con l'area tecnica, vedremo più tardi la situazione in sé per sé. Credo che bisogna, a prescindere da questo, concentrarsi su quello che è la partita domani, almeno sugli 11, poi questo tipo di valutazioni le faremo con serenità più tardi. Ecco, domani appunto, teoricamente, poi vedremo, però dovrebbe essere, a livello stagionale, la prima sfida contro una squadra che non dovrebbe scendere in campo con 3-5-2, con la difesa a 3. Da questo punto di vista, come sta preparando la partita? E poi anche la questione delle seconde palle, con quei centrocampisti, con quelle tipologie, quanto può essere importante da domani? Guarda, io Stabia a Vibo ho giocato 3-4-3 domenica, quindi può essere che giocheremo, secondo me, andarsi a basare solo sul fatto, bisogna vedere, ecco, il tipo di squadre che si vanno a affrontare. Secondo me siamo due squadre che vogliono giocare a calcio e quindi può essere che nasce fuori anche una bella partita da tutti i punti di vista anche spettacolari. Io quello che dico sempre è che in questo momento ci siamo dedicati molto alla costruzione di gioco, però è pure vero che in queste settimane di precampionato sono cambiati tanti uomini rispetto all'11 o ai 20 che abbiamo adesso. Quindi, per la costruzione del gioco fatta con velocità, con combinazioni, con scambi di catene di gioco, di reparti, ci vuole un po' di tempo. Non è un caso che poi tutte le squadre che ricominciano, diciamo, con quasi tutti gli stessi giocatori, con lo stesso allenatore, sono avanti all'inizio di campionato. Quindi su questo dobbiamo lavorare. Nelle ultime settimane ci siamo dedicati anche molto con i non arrivi alla fase di non possesso, perché le basi, secondo me, iniziali si mettono in quel modo. Quindi quando dico che c'è bisogno di tempo, non è per prendere tempo o per giustificare alibi, perché sono convinto che più che si conosceranno i giocatori, le loro caratteristiche, più giocheranno insieme, più idee metteremo e più la squadra sarà sciolta. Questo anche con i risultati, perché poi quando una squadra mentalmente ottiene il risultato, il giocatore in se stesso comincia ad avere più fiducia anche nelle giocate che vorrà fare.
Un'ultima domanda, poi lascio ai colleghi. Biondi mezzala nell'ultima partita, come giudica la sua prestazione, cosa richiede? E poi, numeri alla mano, sarà originale, perché lui è giovane, non sono proprio bomber da doppia cifra. Sì, ci sono andati in carriera, ma non molto spesso. Manca un bomber oppure non è questo un problema, secondo me? No, Biondi, nell'esperienza che è stato con me, faceva la mezzala. Ha fatto tutto l'anno, ha fatto bene, ha fatto 6 gol quell'anno con me, al primo anno suo, da protagonista con Ligia Virtus in Serie D, e ha fatto 6 gol e tutte le presenze. Quindi per me può fare tutti i ruoli, e poi ha qualità, ha corsa, quindi diventa anche un elemento imprevedibile per le squadre avversarie. È normale che la partita di domenica a Monopoli sarà una partita di grande sacrificio, ma se Monopoli non ha mai avuto la possibilità neanche di tirare dai 20 metri, e per il lavoro che è stato fatto da Biondi, da Sarao, da Reginaldo, da tutta la squadra, ma soprattutto dagli interpreti offensivi. Quindi da un lato leggo una grande partita per quello che avevamo preparato per limitare l'avversario, dall'altro lato bisogna sottolineare che Monopoli non si è mai scoperto contro di noi, neanche sull'1-0 per noi si è mai scoperto, altrimenti sarebbero venute fuori quelle 5-6 situazioni, per come eravamo messi noi in campo, che gli potevano fare male, perché credo che dall'inizio hanno visto che provavamo a palleggiare dietro e a uscire, e in quel momento hanno capito che era forse meglio fare una partita più combattuta a centrocampo. Quindi credo che si sono affrontate due squadre che hanno avuto il giusto rispetto verso gli altri, dove era difficile in questa partita trovare spazi per tanti motivi. Sarà Reginaldo, io credo che Sarao negli ultimi 3 anni, prima dello scorso anno, è sempre arrivato alla doppia cifra. Reginaldo Pagani 11 gol, a Trapani aveva fatto 7 gol nel girone d'andata, l'anno che è salito in Lecce, se non sbaglio, no? Fu promosso in Lecce, che Catania secondo, Trapani terzo, era forse capocannoniere a un certo punto del campionato, e poi andò a Vercelli in Serie B. E lo scorso anno poi a Reggio Calabria ha fatto 5 gol fino, diciamo, alla chiusura. Tranquillamente poteva arrivare a 7-8 gol. Quindi credo che in questo momento dobbiamo migliorare nei rifornimenti, dobbiamo fare salire la squadra sugli esterni, e una volta che arriveranno i rifornimenti sono sicuro che anche loro realizzeranno. Poi dipende anche il modo con cui andremo a giocare più avanti. Grazie. Prego. Buonasera mister, buonasera. Primo, il porto a Castello Elefante una prima considerazione, tanti complimenti perché a Monopoli è arrivata una vittoria molto importante su un campo difficile e, come ha detto lei, con una fase difensiva che ha concesso praticamente nulla agli avversari, ma in particolare quei tre di difesa, Tumucci, Silvestri e Clayton, sembravano che giocassero già da molto tempo insieme, anche se sappiamo benissimo che Tumucci è arrivato a metà della scorsa settimana. Come ha fatto a far rendere così bene anche alla prima volta che sono stati schierati? Diciamo che sono dei giocatori intanto importanti, oltre che essere dei giocatori individualmente forti, tutti e tre sono dati di una leadership assoluta, e quindi quando lavori con dei giocatori già pronti su tutti i punti di vista, si vanno a limare delle situazioni. È normale che abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, come è normale, quando si parla di lavoro, che nelle uscite possiamo e dobbiamo migliorare, perché con la difesa a 3 deve aprire linee di gioco, e quindi su questo è quello che ci deve portare a mantenere questa fase difensiva e allo stesso tempo a migliorare nelle uscite, siccome abbiamo dei giocatori, ripeto, secondo me individualmente molto forti nel reparto arretrato. Credo che, ecco, per forza di cose questa squadra debba giocare con i tre difensori. Quando hai giocatori forti devono giocare, quindi io credo che si può sbagliare, può capitare l'errore, quello sta anche a grandissimi livelli, però che possiamo dormire sonni tranquilli dal punto di vista anche delle persone, degli uomini. Dietro abbiamo veramente un reparto invidiabile, non solo per questa categoria. Invece sempre su un reparto avanzato, nell'ultima partita sembrava che appunto in fase di uscita, quando i due attaccanti prendevano la palla per cercare di fare sponda, fossero troppo isolati, come se le mezzali non andassero in supporto. Su questo come state lavorando? State cercando di agevolare un pochettino più le fasce? Magari già la soluzione di ogni trequartista poteva essere
anche una soluzione definitiva per il resto del campionato, perché magari non è andato qualcosa bene durante la partita, allora si è cercato di mettere una pezza, diciamo. Grazie. Sì, siamo andati con l'idea che quando avremmo fatto noi la partita, quando avevamo noi il pallone, dovevamo alzare Biondi fra le linee per creargli fastidi. Però ripeto, fra le linee c'era poco gioco perché anche il Monopoli faceva grande densità, quindi cercavamo anche degli appoggi laterali. Domenica abbiamo dovuto adattare ad esempio Albertini a sinistra, che è un destro naturale, e diciamo che gli sbocchi non sono stati quelli là che cercavamo, anche se poi andando a vedere le statistiche, domenica abbiamo quasi sempre fraseggiato con la palla a terra, quindi era proprio difficile andare a trovare le situazioni, sia per il momento, voglio dire, perché noi abbiamo una buona condizione fisica nei 90 minuti, di questo ne abbiamo parlato anche, ma lo sappiamo, come ogni inizio di campionato. Eppure è vero che non abbiamo ancora quella brillantezza, ma come anche le altre squadre, che ti permette, ad esempio, a Reginaldo due o tre volte di anticipare e di andare dentro, come è successo al Gatto quando è entrato, o come anche Kevin. Quindi quello è normale per il momento. Quindi per questo dico, adesso ci vuole solidità, determinazione, voglia di, sugli episodi, di essere predominante sull'avversario, prendere i punti, perché sono sicuro che questa squadra, sono sicuro, io mi auguro, ma ho la certezza dentro di me, poi è il campo che parla, queste le mie sono idee, chiacchiere, presentimenti, ma ho massima fiducia che questa squadra farà anche bene da tutti i punti di vista, oltre che risultati, atteggiamento e anche modo di giocare, di esprimersi. Mister, buonasera. Buonasera. Due sole domande. Da 1 a 10, quanto le serve un attaccante puro, capace di andare a chiudere la cifra? E se domani contro la Juve Stadio avremo in campo i nuovi, per esempio Giovanello o Del Mamusso? Ti rispondo alla seconda, subito faremo questa seduta di rifinitura, vedrò un po' in generale tutte le situazioni, mi confronterò con lo staff medico, con tutto lo staff tecnico e vediamo quali sono le cose migliori prima, durante e dopo la partita, come pensiamo di andare ad affrontare questa partita, a prescindere poi dalle idee tattiche che posso avere. No, il discorso della punta, ripeto, io ho massima fiducia negli attaccanti che abbiamo. Se mi si parla di un profilo, ecco, del resto non c'è niente da nascondere. Avevamo cercato un attaccante di profondità, uno che attacca lo spazio, come potrebbe essere Piscopo, come ha detto ieri il direttore Pellegrino. Quindi se proprio deve essere quello, però prendendo il Mamusso, vedendo altre situazioni che abbiamo dentro, con calma sul mercato ci renderemo conto. Purtroppo quest'anno il fatto di non avere giocato mai prima di cominciare non ti ha dato quelle certezze tecnico-tattiche che potevano limare qualcosina, però ripeto, siamo tranquilli, abbiamo un organico quasi completo, con Maldonado sarebbe quasi al top e quindi non vedo allarmismo, anche se poi un risultato può sembrare, ma io neanche dopo la prima partita avevo allarmismo. Sapevamo che dovevamo prendere un giocatore, l'abbiamo fatto con Mamusso, che è un giocatore che secondo me, se mantiene le premesse, se mantiene quello che ha fatto scorso anno, è l'ideale in quello che è come caratteristica il nostro attacco, perché abbiamo due volponi come Reginaldo, come Sarau, abbiamo un giovane come Pecorino, abbiamo Emmausso che scorso anno ha fatto 9 gol senza rigori e non sono pochi per un estremo attacco. Ci sono poi Mannè che devo lavorare con questi ragazzi, e Piovanello, bisogna lavorare, tirare fuori il massimo, se poi ci rendiamo conto che si può migliorare qualcosina ancora, io credo che la società non si tirerà indietro. Buonasera. Vorrei chiedere come si è preparata la squadra dal punto di vista mentale, considerando che la partita di domani è l'estate, che è successa dal campionato di Serie B e che già la partita fuori casa è riuscita a ottenere. Noi abbiamo giocato domenica, siamo rientrati ieri, abbiamo fatto questo studio di allenamento, è normale che c'è fiducia, la squadra voleva questo risultato, lo voleva, l'ha ottenuto in maniera, con la determinazione proprio, e quindi credo che arriviamo con un approccio mentale ottimo a questa gara e con la voglia di, sai, quella penalizzazione che ci è arrivata prima di campionato,
per molti versi poteva essere anche pesante, no? Poi dopo il pareggio che ha lasciato amarezza con la Paganese poteva essere ancora più pesante, e invece scopriamo di averla già annullata, rivalutiamo anche un punticino che alla fine l'abbiamo guadagnato a 3-0 alla fine. Io dissi a fine partita di stare calmi, ragazzi, di avere fiducia, che quelle partite si perdono. Quindi per me quello è normale, che volevamo vincere, però all'87esimo per me diventa un punto guadagnato che somma quei tre punti da lì, e adesso vogliamo andare a più in classifica, e quindi poi avere questi 10 giorni per programmare subito 3 partite di fila, di cui 2 in trasferta e la Ternana in casa. Quindi questa è una partita per noi domani da aggredire con grande voglia e determinazione, e per avere poi 10 giorni di lavoro con grande entusiasmo. Questo è quello che sappiamo. Salve mister, Antonio Parrisi, catanista.com. Ha parlato di Emmaus come di un esterno d'attacco, può anche fare la seconda punta, c'è Piovanello, ha parlato prima, magari la ciliegina sulla torta, un esterno. Come intenzione di gestire tutti questi esterni poi nel corso del campionato, visto che per adesso attacca 2, 3-5-2, 3-4-3, lo sappiamo, dopo fare nelle sue corde, è sicuramente uno dei suoi principi tattici che più è espresso a Potenza. E quanto tempo deve attendere, quanto tempo bisogna attendere prima di vedere in campo il 3-4-3, se lo possiamo vedere già da domani o nelle prossime settimane? No, vediamo, ci lavoriamo. Intanto abbiamo fatto un blocco, ripeto, dobbiamo anche dopo questa partita lavorare su, perché Tonucci è arrivato, Clayton da poco, anche nelle uscite con i tre da dietro, con i quinti, aspetto il rientro di Pinto, non perché chi giochi, attenzione, ma per la qualità che può dare sicuramente Giovanni, il rientro di Maldonado, cioè cambiano tante cose avendo dei giocatori con caratteristiche diverse, però adesso ci dobbiamo concentrare su quelli che abbiamo. Per questo mi è stato detto, come mai il 3-5-2, perché avendo due punte centrali, avendo giocatori più di gamba ma meno di allora abbiamo preferito, avendo una difesa nuova, abbiamo preferito anche proteggerla con un vertice basso a prescindere dalla qualità. Quindi credo che noi siamo una squadra che sta lavorando, deve lavorare, deve avere più aspetti nel mutare durante la partita, altrimenti poi sei facilmente leggibili. Per quanto riguarda il numero dei giocatori, posso garantirti che sugli esterni non bastano mai. Lo scorso anno ci siamo trovati in grande difficoltà e non ci siamo qualificati, lo posso dire, quello che penso. Reggio Emilia non sono amareggiato perché abbiamo sbagliato i rigori, sono amareggiato perché siamo rimasti senza attaccanti, Isgro è infortunato, adesso parliamo del Catania, no, ma siccome hai fatto questa domanda, abbiamo avuto 2-3 giocatori in avanti infortunati, e nel momento che era decisivo non abbiamo avuto quella forza, quella spinta a livello proprio di calciatori per andare a inseguire il risultato. Quindi se hai una coppia di esterni con le 5 sostituzioni, possibilmente per il modo di giocare che voglio, andando in campo tutti e 4 durante la partita come gli attaccanti, quelli sono sicuramente i ruoli più di dispendio durante la partita. Grazie. Prego. Buonasera. Volevo chiedere, quanto riguarda il reparto portiere, stai difensori, l'arrivo di un Pente, l'infortunio di Arturo, Martinez e della Valle, chi rimarrà sostanzialmente fuori dalla lista? Mi sembra ovvio che Santuro credo che debba stare per un periodo abbastanza lungo inattivo, e quindi i portieri che con Fente, Martinez e poi il ragazzino sarà aggregato. Possiamo già aspettarci con Fente tra i pali? No, questa domanda sui portieri c'è sempre. Di solito è l'unica domanda, c'è un primo e c'è un secondo, invece qui ancora non. Martinez ha fatto molto bene, si può dire non è stato mai impegnato, però ha dato sicurezza, è uscito nelle sue 3-4 uscite molto bene, con i piedi è un portiere molto bravo, quindi diamo il tempo anche con Fente, che è arrivato oggi, poi di allenarsi, di mettersi in mostra e poi con calma. Ci sta dicendo però che il numero uno del Catania non Maglia, ma di ruolo, è Martinez, ma assolutamente in questo momento ha giocato Martinez, e poi quando vediamo, qui non esiste nulla di preordinato, né dal numero uno, ci sono 22-23 giocatori, 24 più uno, visto che ormai la lista è così. Ci sono 25 giocatori e quindi si devono guadagnare il posto tutti quanti con la massima determinazione. Poi, andando avanti, è normale che si creeranno delle gerarchie
che determina il campo, non sicuramente la simpatia, l'antipatia o chissà quale altra situazione. Grazie. Prego. Purtroppo vedi, queste sono le situazioni. Dall'Oglio è infortunato, Maldonado è fuori, Pinto è ancora infortunato. Ecco, in questo momento avere tutti i giocatori sarebbe stato utile. Dobbiamo aspettare. Aveva cominciato bene nel precampionato, aveva fatto bene la prima gara, adesso ha avuto questo problema e credo che gli farà saltare qualche partita. E allora hai ragionato Spalletti, visto che siamo con i nomi che girano? No, non so nulla di questa situazione. Credo che noi dietro siamo già completo, ripeto, secondo me. Prendendo ancora un altro tassello, completiamo il reparto, quindi quello non si è parlato, io almeno non ho parlato di nessun giocatore in questo momento, dopo la chiusura ieri del mercato. Grazie a tutti. Grazie.